Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presonus Studio One e su altri software audio sono presenti sul nostro sito www.proaudiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo appuntamento settimanale che ci terrà compagnia per tutta l'estate. Attivate subito quindi la campanella qui in basso per non perdere nessuna delle prossime puntate di domande e risposte su Studio One. In questo appuntamento troveremo 5 risposte alle domande più frequenti che mi arrivano attraverso i social, in particolar modo dal nostro gruppo Facebook ufficiale Studio One Pro Italy, dove vi invito ad iscrivervi e dove spesso appunto troveremo le domande poste dagli utenti vecchi e nuovi. Molte delle domande provengono da coloro che approdano a Studio One da altre DAW, come ad esempio Logic, Cubase e Pro Tools, e che faticano a ritrovare il proprio workflow. Vedremo insieme come risolvere questi problemi e come affrontarli una volta per tutte. È necessaria però una premessa. Molti dei problemi spesso dipendono da una non conoscenza del sistema informatico che si sta utilizzando. Non si sa, ad esempio, quanto potente debba essere o quale sistema operativo supporta i driver delle periferiche o Studio One stesso, o a volte mancano proprio le basi di informatica che nella maggior parte dei casi risolvono a monte dei problemi che si riscontrano lungo la via. Do quindi per scontato che tutti sappiano cosa sia un computer, cosa sia la RAM, cosa sia l'hard disk e i vari tipi di bus, PCI, USB, FireWire, Thunderbolt. Come spegnere le funzioni non essenziali del proprio sistema operativo, come gestire le installazioni su un sistema dedicato all'audio recording. Nel canale trovate un video su come ottimizzare Windows per l'audio recording. Do per scontato inoltre che non vi siano installati antivirus, firewall, plugin e applicazioni craccate che, come abbiamo visto già in un altro video, tendono ad installare software nascosti che rallentano il sistema operativo facendogli fare altro. Visto che sia Studio One sia i plugin di terze parti gratuiti riescono a sopperire ad ogni esigenza che possa presentarsi nel 2022, è fondamentale saper gestire la macchina che stiamo guidando. E proprio come un'automobile non è fondamentale saper fare il meccanico, ma imparare il manuale e conoscere le spie e le funzioni importanti del mezzo per prevenire ogni tipo di problema. Il computer, anche se strumento potentissimo ed efficiente, funziona bene nelle mani giuste. Dopo 6 anni di gruppo Facebook Studio One Pro Italy, posso affermare sinceramente e scientemente che il 99% dei problemi riscontrati dipendono dall'utente e non da Studio One. E questo mi rende felice, perché vuol dire che l'applicativo che gestiamo durante le fasi di beta testing supera il nostro stress test molto bene. Manca sempre più spesso la lettura dei manuali, sia della DAW sia dei plugin che vengono utilizzati, o la ricerca e la visione dei tutorial già presenti qui sul mio canale, come su quello di altri utilizzatori di Studio One, anche se in inglese. Tante volte basta Google e una ricerca semplice per argomento. In ultima analisi, spesso manca la preparazione necessaria ad affrontare l'audio recording in maniera corretta. Preparazione che comprende la conoscenza della lingua inglese e delle parole utilizzate nel nostro campo specifico, perché spesso, anzi molto spesso, non esiste una traduzione in italiano corretta dei principi o delle applicazioni tecniche di diverse funzioni. Ricordiamoci che la tecnologia si muove su quella lingua, oltre ad essere tra le più parlate al mondo, anche nei paesi non anglofoni. Di conseguenza non si trova utile spesso localizzare il software o il manuale. Un applauso va comunque fatto a MIDI Music per aver tradotto Studio One in italiano, quindi per averlo localizzato gratis, e spesso ce ne dimentichiamo. Il manuale operativo invece è stato scritto e stampato da Curci grazie a Beppe Bornaghi ed è possibile acquistarlo su Amazon o su altre piattaforme di distribuzione. Una preparazione, quella del recording audio, che dovrebbe comprendere anche quelle nozioni basic
di fisica acustica. Non è necessario conoscere le formule matematiche, ma almeno i sistemi di misurazione, la conoscenza della percezione del suono e, nei casi spesso più gravi, assenza di attrezzature secondarie come ascolti, schede adeguate, schede audio adeguate o sistemi di ripresa microfonica. Con pazienza e dedizione faccio i complimenti ai ragazzi che frequentano i miei gruppi Facebook e che in uno spirito di mutuo soccorso danno una mano ai meno intraprendenti. Li ringrazio perché era proprio quello che sognavo di vedere in un gruppo di assistenza su Studio One. Ho acquistato Studio One 5, ma non funziona sulle mie vecchie macchine, quindi macchine che possiedono sistemi operativi antecedenti la versione 5 di Studio One. Mentre ovviamente Studio One 4 continuava a girare, Studio One 5 ha apportato un enorme cambiamento strutturale. Il primo su tutti è il funzionamento esclusivo a 64 bit, quindi se il sistema operativo non è a 64 bit, Studio One 5 non potrà girare. Questo ovviamente ha comportato un enorme cambiamento e anche un enorme improvement. Infatti a 64 bit ora abbiamo una potenza di calcolo e di gestione estremamente più flessibile e più rapida rispetto a quella che avevamo con Studio One 4. Ma questo è già, come vi dicevo, indicato nel manuale come anche nelle specifiche di sistema. Quindi quando acquistate un software leggete sempre le specifiche di sistema prima di procedere all'acquisto. Come faccio a far funzionare il mio pad o controller esterno con Studio One? Tutte le periferiche MIDI esterne, controller o tastiera vanno gestite dalla finestra di periferiche esterne e lo troviamo sotto preferenze di Studio One, external device o periferiche esterne, appunto, o dispositivi esterni, e qui dentro possiamo aggiungerli o modificarli in base a quello che noi colleghiamo. I dispositivi di Presonus ed alcuni dispositivi come ad esempio il Complete Control vengono automaticamente riconosciuti dalla DAW e quindi non è necessario configurare il driver. Nel caso in cui invece, come vediamo, ho installato il mio Behringer Model D esterno, ho dovuto creare una periferica, chiamarla ad esempio Model Moog, e inserire appunto ingresso ed uscita MIDI verso la periferica esterna, così che Studio One possa vederla in maniera corretta. Se ho una Song MIDI, devo necessariamente aprire un'istanza di Presence per ogni traccia MIDI? Ovviamente sì, Presence è uno strumento polifonico ma non multicanale, quindi ovviamente avremo la possibilità di utilizzare un Presence per ogni strumento, in questo caso appunto un sintetizzatore, uno per la batteria, uno per il basso, eccetera, eccetera. Questo accade quando ad esempio importiamo un file MIDI e ci viene chiesto di assegnare ad i file, alle tracce MIDI appunto, uno strumento indipendente. Perché non trovo la funzione di Core Track all'interno di Studio One Prime e Artist? Perché questa è una delle funzioni esclusive di Studio One Pro, quindi la troverete soltanto all'interno di Studio One Pro. Come faccio a copiare una traccia da una song all'altra? Questa è una delle cose più semplici che si possano fare in Studio One. Basta cliccare la traccia audio, copia, e andare direttamente, o traccia MIDI, andare direttamente su un'altra song e fare tranquillamente incolla. Grazie ancora per avermi seguito, vi aspetto la settimana prossima per altri trucchi e consigli sull'uso di Studio One. Vi ricordo ancora di attivare la campanella qui in basso, di seguire anche le nuove rubriche di Audio Basic che sto pubblicando in questi mesi e vi ricordo che saranno presto disponibili i miei corsi intensivi di ascolto critico, mix e mastering. Li troverete sempre sulla mia piattaforma www.proaudiolearning.com, mentre la raccolta completa di tutti questi video è già presente all'interno dei corsi di Studio One Prime, Artist e Pro, fruibile quindi a chi ha già acquistato il corso, oltre ad altri video supplementari che arriveranno in questi mesi sempre in forma gratuita. Per il momento è tutto, ciao, a presto!
Spero che questa lezione vi sia stata utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online e sul sito proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao, a presto!